Buongiorno e benvenuti al Circolino, podcast dei Giovani Democratici di Bergamo. Siamo qui, prima delle vacanze di Natale, fortunatamente in presenza, e siamo qui con Antonino Bascetta, grazie, dei GD di Bergamo, e con Alessandra Zappella, che è la nostra delegata parità di genere. Buongiorno, grazie. Buongiorno a voi e grazie per essere venuti. Come avrete intuito, l'argomento che tratteremo oggi è quello della parità di genere. Lo faremo analizzando il mondo della politica e il mondo dei partiti. E abbiamo deciso di farlo perché a noi non solo sta a cuore questa tematica molto importante, e giustamente Alessandra tu ne sei, diciamo, tra virgolette, la responsabile, e io ti coadiuvo essendo responsabile di diritti e giustizia, e quindi qui oggi esco anche un po' dal ruolo solito del podcast, e lo facciamo anche con Antonino, che fa parte, diciamo, del tavolo di diritti e giustizia, che è un tavolo provinciale della nostra giovanile in cui ci sono tutti gli iscritti e le iscritte che si interessano a queste tematiche. Quindi io direi che, dopo esserci presentati, possiamo subito iniziare. Antonino, lascio a te la parola per il nostro inizio. Inizieremo con quelli che sono i dati Istat sugli stereotipi di genere di donne e uomini in Italia. Pensate che in Italia la popolazione, il 32,5% della popolazione ritiene che l'uomo, più che la donna, abbia diritto di avere successo nel lavoro. Il 31,5% pensa che gli uomini siano meno adatti ad occuparsi di quelle che sono le faccende domestiche. Il 27,9% pensa che l'uomo debba provvedere esclusivamente alle necessità economiche delle famiglie e non a quelle domestiche. Dopodiché il 16,1% pensa che, in condizioni di scarsità di lavoro, i datori di lavoro dovrebbero dare la precedenza agli uomini rispetto alle donne. E infine l'8,8% della popolazione italiana pensa che l'uomo che deve prendere le decisioni più importanti riguardanti la famiglia all'interno del nucleo familiare. Questo serve, e partiamo da qui, proprio perché nella nostra, diciamo, riflessione, nella nostra chiacchierata, serve a darci l'idea concreta, con appunto i dati Istat dell'Istituto Italiano, per capire da dove si parte e quali sono le realtà del nostro paese. Quindi la domanda che viene è: se noi partiamo da questo fatto, e quindi vediamo come ci siano tante persone, tanti italiani che pensino quello che hai appena detto tu, la domanda è: come è possibile sovvertire queste cose? E soprattutto, cos'è che noi vediamo attorno che non ci piace e che potrebbe essere cambiato e che potrebbe aiutarci in questo? I dati che ci ha riportato Antonino sono sicuramente preoccupanti, e soprattutto perché viviamo in una società civile e democratica, in una società in cui le donne hanno lottato per ottenere la parità, e ad oggi comunque siamo nel 2020 e certi dati non possono essere accettabili. Come dicevi tu, questi dati li vediamo al giorno d'oggi nella quotidianità e soprattutto nelle immagini che ci mostrano i media. Mi viene in mente appunto un episodio di Detto Fatto, un programma della RAI, in cui è stato girato questo stacchetto sensuale, così lo chiamavano, per fare la spesa, in cui mostravano che le donne dovrebbero andare al supermercato con i tacchi, dovrebbero alzare le gambe per farsi notare di più, e credo che sia innanzitutto non è accettabile il fatto che faccia vedere quanto le donne debbano andare a fare la spesa, comunque solo le donne. E poi ancora il fatto che si debba vestirsi in un certo modo per farsi notare, farsi vedere dagli altri. Non è bello, e lo dico da ragazza di 20 anni, lo dico da giovane donna che vuole essere riconosciuta non solo come corpo, ma soprattutto come altro, come intelligenza, come sentimenti, come coraggio, come voglia di fare, di come dire. Come persona. Esatto. E alla domanda come è possibile rompere tutto ciò, non lo so, bisogna partire da noi, dai piccoli eventi, da portare queste voci in giro per far sentire i punti di vista e dire basta a tutto ciò.
Esatto, noi in questa analisi precisiamo l'episodio, che è un episodio di Detto Fatto, che è un programma di Rai 2 che è stato sospeso per qualche giorno, poi ha ripreso dopo questo episodio. Ci sono state le scuse della conduttrice, degli autori, della redazione, e diciamo il programma è un contenitore pomeridiano in cui ci sono una serie di tutorial per dalle più disparate cose, da qualcosa alla cucina, dal bricolage piuttosto che, e questa, diciamo, ospite era signora, una ragazza anche giovane, che faceva vedere al pubblico femminile come poter essere accattivante e provocante quando va a fare la spesa. Questo voleva essere, diciamo, il loro, e ovviamente quello che ne è risultato è quello che hai detto tu, Alessandra, che ovviamente è assolutamente fuori da ogni tempo e fuori anche da ogni accettabilità logica e umana, perché non possiamo pensare che si debba rappresentare la donna come quella che, rispetto all'uomo, quando va a fare la spesa deve vestirsi in un certo modo per farsi vedere. Ora, ognuno è libero di farsi vedere, chi sia uomo, chi sia donna, come vuole, dove vuole, però ancora ricordarci e incentivare questo tipo di atteggiamenti forse è veramente fuori luogo. Però questo, che è un esempio che ci dà diciamo la contezza di quello che succede nella televisione, che è uno ancora dei mezzi di raggiungimento delle persone, soprattutto di certe categorie sociali, molto forte, rimane in un contesto che è quello che è più sociale, che è più di informazione o di intrattenimento. Però noi sappiamo che questi episodi, a volte anche forse più gravi, non avvengono solo nel mondo sociale, tra virgolette, ma avvengono anche nel mondo politico. Pensiamo semplicemente ai messaggi d'odio che certi esponenti politici lanciano sulle donne che attualmente ricoprono ruoli importanti in politica. Pensiamo semplicemente a Laura Boldrini, ex presidente della Camera dei Deputati. La Lega, per esempio, pubblicò un post su Facebook citando una bambola gonfiabile, paragonando questa a Laura Boldrini e scrivendo qualcosa del tipo "sgonfiamo la Boldrini". Credo che questo sia inaccettabile, soprattutto nel mondo della politica, perché va a creare, secondo me, una struttura di potere in cui l'uomo si arroga in qualche modo il diritto di poter paragonare una donna, perché politica, a una bambola gonfiabile. È una cosa inaccettabile da un esponente politico che oggi rappresenta circa il 26% dell'elettorato attivo italiano. E credo soprattutto che sia inaccettabile il fatto che la destra oggi abbia una sorta di comunicazione d'odio nei confronti delle donne della sinistra. Pensiamo semplicemente ai messaggi d'odio a Laura Boldrini, ma anche agli A Quarta Pelle, quando parlavamo di MES in Parlamento, o a tante altre esponenti donne del centro-sinistra. Sì, ricordiamoli, A Quarta Pelle, per chi non lo sapesse, è una deputata del Partito Democratico di Milano che si è spesa, lei si occupa molto di politica estera, politica europea, si è spesa molto per, insieme ad altri colleghi e altre colleghe, per l'approvazione del cosiddetto MES sanitario che attualmente è in discussione nella maggioranza in Parlamento. E quello che tu dicevi e gli esempi che facevi, peraltro, sono esempi molto più gravi. Io sottolineo e dico che penso sinceramente che un episodio di questo genere vada ben oltre, nel senso che quando tu prendi un avversario politico, quindi c'è la componente politica del fatto che si è parti avverse, e quindi tu cerchi di denigrare e delegittimare il tuo avversario politico, lo fai con un maschilismo e un macismo becero, perché attacchi una donna in quanto donna, non una persona in quanto esponente politico, e attacchi le idee, attacchi la persona, quindi c'è la prima degradazione, che attacchi la persona, la seconda che attacchi la persona perché donna, e la terza perché la paragoni a una bambola gonfiabile, che è una roba che fa inorridire chiunque, io immagino. E la cosa più grave forse è anche che incominciamo poco ad assumerci le responsabilità, cioè chi fa queste cose non si assume le giuste responsabilità, e questo secondo me forse è la cosa peggiore da questo punto di vista. Assolutamente sì. Nel senso che mi è capitato di assistere ad un incontro con due esponenti politici, un esponente di centrosinistra, Brando Benifei, e un esponente del centrodestra, Lara Comi. Entrambi erano eurodeputati e sottolineavano proprio come
dall'Europa, da Bruxelles, si vede come in Italia ci sia questa cosa nel fatto che si vada anche oltre, non solo limitarsi appunto a questa violenza verbale nei confronti delle donne, ma il fatto che non si riesca neanche ad andare oltre queste divergenze politiche e rispettare l'altro, rispettare la donna in quanto tale. Sì, poi questa, diciamo, questo riportare da parte dei due eurodeputati di questa visione che c'è in Europa, di questo modo di vedere esterno rispetto al nostro paese, forse ci fa capire come davvero su certe cose non solo c'è della strada da fare, tanta strada, ma c'è anche un problema di veramente di maschilismo e di degrado della politica che è più simile da questo punto di vista a zone del terzo mondo che ad altri paesi europei, perché ricordiamo quello che succede e che tu hai appena citato e che abbiamo appena citato insieme, sono episodi che per esempio avvengono in alcuni paesi africani dove le politiche donne africane vengono denigrate costantemente, cioè stiamo parlando di situazioni che non dovrebbero avvenire neanche lì assolutamente, ma che fa ancora più specie che avvengano nel nostro paese. E, però vorrei un attimo tornare a un episodio che si è verificato un mese e mezzo fa circa in televisione, era mi pare a metà ottobre, quindi, diciamo, due mesi per essere più corretti, che al programma di Giovanni Floris di martedì, a un certo punto c'erano diversi ospiti, tra questi ospiti c'era collegato Alessandro Sallusti, che è giornalista e direttore del giornale, e in studio c'era Concetta De Gregorio, nota giornalista, è stata anche direttrice dell'Unità. E a un certo punto la De Gregorio ha deciso di interrompere Alessandro Sallusti perché lui si rivolgeva agli altri ospiti, agli altri interlocutori maschili, dando del lei, e a Concetta De Gregorio dando del tu, quindi usando questa doppia differenza. E lei si è intervenuta, ma anche in maniera abbastanza soft, delicata, dicendo: decidiamoci, no? Diamo una regola, non perché io sono donna allora. Ovviamente poi Alessandro Sallusti ha risposto in maniera, diciamo, sviando e buttando un po' in cacciara la questione, purtroppo. Questo episodio, secondo voi, parto da Alessandra e poi Antonino, che cosa significa? Cioè, ha un significato preciso? Sì, ha un significato preciso e ritorniamo al discorso, o introduciamo il discorso del linguaggio che viene utilizzato nei confronti delle donne, al fatto che appunto ci si riferisca sempre alle donne con toni meno formali, quasi a sottolineare il fatto che siano meno importanti o al fatto appunto che anche nelle testate giornalistiche si ritrovi un po' questa cosa, o a non citarle mai per nome, cognome, ma solo per nome, quasi appunto a voler dire: ok, sì, c'è anche lei, nominiamola giusto però ecco, non diamole troppa importanza, troppa voce, perché... Io credo che sia un problema di linguaggio che però derivi da una società che ha un problema serio, che è appunto il patriarcato capitalista in cui noi oggi viviamo. Pensiamo semplicemente ad un'aula di tribunale. Abbiamo due fronti, un avvocato e un altro avvocato. Facciamo finta che uno di questi avvocati sia una donna. Vedremo il giudice rivolgersi all'uomo, all'avvocato uomo come avvocato e all'avvocato donna come signorina, perché è questa l'usanza, se ne è parlato tanto anche nei giornali e credo che il problema di fondo non sia altro che una società che tende a creare un sistema di potere in cui c'è l'uomo al di sopra di tutto e poi la donna, poi tutto il resto, come se l'uomo si fosse arrogato il diritto di nominare la donna inferiore. Credo appunto che si sia sviluppato quello che si chiama sistema di potere, in cui c'è chi predomina e chi non lo fa, chi predomina e chi è inferiore. Pensiamo semplicemente all'uomo, ma anche pensiamo al caso di Sallustri del giornale. E in questa situazione, a mio avviso, si va a creare appunto un dislivello di potere tra uomo e donna, e finché ci sarà questo dislivello di potere non potremo mai, e dico mai, superare i problemi sociali, i problemi di genere che oggi percuotono la nostra società, il nostro sistema. Sì, tra l'altro
quello che dicevi tu, mi viene da aggiungere anche un paio di riflessioni. Davvero è una questione di linguaggio, nel senso che io credo che il linguaggio formi il pensiero, e se il linguaggio forma il pensiero dobbiamo stare molto attenti alle parole che si usano. Poi nel caso in specifico che tu portavi, cioè quello delle aule di tribunale, lì adesso io credo che purtroppo siano esistite ed esistono ancora degli episodi come questo. Esistono però tanti episodi in cui in realtà, siccome diciamo la maggioranza del mondo giuridico tra le studentesse e gli studenti di giurisprudenza è una maggioranza femminile, le laureate in giurisprudenza, lo dico a mio discapito, hanno una media molto migliore rispetto ai laureati in giurisprudenza, e il mondo della magistratura e dell'avvocatura sta diventando un mondo sempre più femminile, sempre più dominato dalle donne come percentuale numerica. In effetti però nelle aule di giustizia in realtà il fenomeno che forse si verifica di più e maggiormente è il seguente, cioè il fatto che molti giudici, perché molti giudici sono donne, quindi quando tu vai in udienza il giudice, che sia magari un collegio, che sia un singolo, un monocratico, è una donna piuttosto che un uomo, si rivolgono a tutti, avvocati uomini e avvocati donne, con il termine avvocato, cioè si usa la parola avvocato sia per l'uomo che per la donna, e viene fatto, io credo, nella maggior parte dei casi in totale buona fede, cioè credendo, cioè cercando anche di dare un'equiparazione al professionista uomo e alla professionista donna. E quindi mi viene da chiedere, però forse non è che questa, ed è una domanda che contiene già in sé la mia risposta, non è questo però un problema, cioè noi si parla tanto di ruolo, però un conto è il ruolo sociale della professione, dell'istituzione piuttosto che del lavoro, ma se io facessi l'avvocato nessuno mi verrebbe a dire lei è un'avvocatessa o un'avvocata, se io sono studente nessuno mi viene a dire sei una studentessa, perché viceversa dobbiamo invece accettare questa cosa, punto di domanda. Ovviamente la mia risposta di sottofondo, cioè, che si è capita, è non dobbiamo accettarla, nonostante ci siano tante persone che io conosco, anche amici, che su queste cose dicono no, vabbè, ma in fondo è il ruolo. Pensiamo alla Presidente del Senato Casellati, che ha chiaramente detto quando è stata eletta prima Presidente donna del Senato, che è un evento diciamo storico, anzi senza diciamo un evento storico, ha minimizzato tra virgolette questa cosa, non danno importanza invece alla battaglia che aveva fatto appunto l'onorevole Boldrini quando era presidente, sull'attenzione ai termini da utilizzare nei confronti delle deputate, delle senatrici, delle ministre e della presidente e della presidenza. Io condivido assolutamente il tuo punto di vista e credo anche io che non si possa più accettare questa cosa, ma credo anche che, appunto, come dicevi tu, nella maggior parte dei casi lo si faccia in buona fede, come quando entro in una sala io sono abituata a dire, anche io, buongiorno a tutti, perché viene automatico appunto dire a tutti, nonostante magari ci siano 46 donne e 10 uomini. Bisogna appunto un po' rivedere questo uso del linguaggio e partire da queste piccole attenzioni, no? E cercare di rompere questi schemi a cui siamo abituati, è solo un'abitudine da interrompere e cambiare sostanzialmente. Io non credo sia solo un'abitudine, ritengo che sia più un problema culturale della nostra società, non è solo un'abitudine. Credo che il problema sia insito nella nostra società stessa. Quando parliamo per esempio di presidenti, no? Definiamo una donna presidente, perché non presidentessa? Perché no? Perché nella nostra società l'uomo si è arrogato il privilegio di poter definire un'altra persona al maschile. Perché? Perché è un qualcosa di generico. Perché è un qualcosa appunto di generico, l'uomo si è arrogato il diritto di poter definire un'altra persona col maschile, perché? Per quale ragione dovrebbe aver fatto una cosa del genere? Sì, forse su questo bisognerebbe precisare, adesso io non sono un linguista, non sono un esperto di grammatica italiana, mi risulta però che il fatto che si utilizzi il termine presidente anche per le donne sia dato dal fatto che nella lingua italiana presidente è un gerundio, è un participio, suggeriscono dalla logia, e quindi non viene declinato né al maschile né al femminile, cioè è un termine neutro. Certo, però rimane il fatto. Perché non declinarlo? Molti dicono il termine
il termine può essere cacofonico, perché sei tu che lo rendi cacofonico, sei tu che rendi quel termine quasi indicibile nella nostra società. Ti guarda male ogni qualvolta che dici presidentessa, perché? Certo, quindi tu dici facciamo un passo oltre, cioè laddove la lingua italiana non ci permette, perché tu facevi l'esempio, buongiorno a tutti, anch'io ho sempre detto gentili tutti, nelle mail, nelle lettere, buongiorno a tutti, ciao a tutti, e nessuno si ferma a dire ciao a tutti e tutte o tutte e tutti, perché la lingua italiana dà per scontato che quando dici il termine tutti, quel termine ricomprende sia uomini che donne. Può ricomprendere solo uomini, ma ricomprende sia uomini che donne. Mentre se dici tutte, ricomprende solo donne. Quindi tu non puoi dire a 49 donne e un uomo buongiorno a tutte. Devi dire buongiorno a tutti. Questo nell'ottica della lingua italiana. E quindi, la domanda che tu giustamente facevi, la provocazione è: ma allora dovremmo cambiare la lingua italiana? Beh, sono stati aggiunti neologismi assurdi del calibro di Petaloso, perché non cambiare una lingua italiana nel rispetto delle persone? Questa è una domanda che sottintende un po' una nostra risposta, poco anche velata, ma che direi che emerge abbastanza bene, diciamo. Allora, a questo punto mi viene da passare a un'altra questione di cui è importante parlare. Noi abbiamo parlato di linguaggio, di come cambiare il pensiero, di come formare il pensiero, di come cambiare anche la politica. E allora ci si chiede, come mai mancano donne in politica? Cioè, partiamo da un fatto, secondo noi, che è un fatto, cioè che la maggioranza delle persone che fanno politica sono uomini e le donne rimangono ancora oggi una minoranza all'interno di chi si appassiona, partecipa e si impegna nel mondo della politica in generale. E quindi, domanda numero due, come facciamo a sovvertire questo processo? Domanda numero tre, cosa pensate delle quote rosa e della doppia preferenza di genere? Che lo ricordiamo, il cosiddetto meccanismo delle quote rosa, che poi si articola in varie leggi, in vari commi ed emendamenti, sono tutti quei meccanismi a livello elettorale che fanno sì che quando il cittadino debba andare a votare e debba esprimere una preferenza, debba farlo indicando sia un uomo che una donna, nel caso delle doppie preferenze di genere, per esempio le elezioni comunali. Per esempio le elezioni europee, tu puoi esprimere tre preferenze, una deve essere di genere diverso dalle due, quindi due donne e un uomo o due uomini e una donna. Oppure il meccanismo delle quote rosa, che è quello che prevede che in Parlamento un numero di seggi stabilito sia assegnato a donne, cioè quindi che nella totalità degli eletti e delle elette ci sia un tot numero di donne. Allora, come mai non ci sono così tante donne in politica? Bella domanda, è difficile la risposta, nel senso che me lo sono sempre chiesta anch'io, non è una risposta facile. Io mi sono sempre detta, non è che magari in questa società in cui sono stati definiti queste strutture, questi ruoli di potere, ci stiamo un po' noi donne, è una domanda, ci stiamo magari un po' abituando ai nostri ruoli. Ruoli sociali, diciamo. Ai nostri ruoli sociali, non lo so. Questa è la risposta che mi sono sempre data. Spero che non rappresenti la realtà dei fatti, nel senso che io sono qui oggi proprio perché credo che le donne possano fare politica assolutamente, altrimenti non sarei qui, è un mio sogno, lo sto mettendo in pratica. Spero che, insomma, si vada sempre più verso questa direzione, così come dicevi tu prima, nel mondo della magistratura ci sono sempre più donne, anzi il numero delle donne è maggiore rispetto a quello degli uomini, quindi perché in futuro non potrà essere così o non si vada, insomma, verso questa strada anche per le donne. Il discorso delle quote rosa anche qui ha sempre suscitato in me un po' non so che risposta dare, perché da una parte dico assolutamente sono necessarie, perché per poter invertire la rotta serve una presa di posizione forte, qualcosa che mi faccia dire ok, è necessario che anche le donne siano presenti in politica, lo impongo. In questo modo, volente o nolente, le donne saranno in politica. D'altra parte mi dico, ok, siamo in una società democratica, siamo in una società civile, perché
non è automatico? Perché mi serve una legge per poterlo fare? Perché non dovrebbe essere automatico? Quindi, c'è un punto di domanda, diciamo, su questa, cioè una riflessione con la domanda alla risposta alla domanda. Io credo anzitutto che le quote rosa siano un fallimento per la nostra società. Partiamo da un presupposto. L'articolo 3 della nostra Costituzione dice che la parità deve essere garantita in qualche modo, no? Abbiamo sia la parità formale che la parità sostanziale. Dobbiamo far sì che la parità formale diventi sostanziale. Le quote rosa sono un modo, a mio avviso, per trasformare quella parità formale in una parità sostanziale, ma non sono d'accordissimo in quanto credo che siano in qualche modo un fallimento per la nostra società, perché una società che è obbligata in qualche modo a prevedere un numero di donne in politica, obbligare che siano votate un numero di donne in politica, è una società nella quale, come dire, nella quale si ha appunto quella struttura di potere di cui vi parlavo prima, in cui gli uomini hanno il predominio e le donne sono semplicemente degli esseri inferiori, tra virgolette, secondo appunto quella concezione patriarcale che ha il nostro sistema politico oggi. Pensiamo semplicemente al fatto che scrivevo un articolo circa 2 mesi fa per Bergamo Young in cui paragonavo il patriarcato oggi ad una corona posta sul capo degli uomini, da chissà chi, da chi è stata posta questa corona? Dagli uomini stessi, perché? Perché in qualche modo le donne, a mio avviso, non sono riuscite a porsi nel mondo della politica come avrebbero voluto, perché c'è quel sistema insito nella nostra società che va a creare tutti quei fenomeni. Prendiamo per esempio il razzismo, prendiamo per esempio l'omobitransfobia, sono tutti fenomeni concatenati, sono tutti lo stesso fenomeno che ha appunto matrice diversa, ma è lo stesso fenomeno. Sì, e io mi viene da rispondere così a quello che avete detto, innanzitutto raccogliendo un attimo le idee. Parto da quello che dicevi tu. Fino al 1970, se non sbaglio, intorno a quegli anni lì, l'accesso alla magistratura, parliamo in realtà della magistratura ordinaria, quindi quella civile penale, era riservato ai soli uomini. Da quando è stato permesso l'accesso alla magistratura anche alle donne, abbiamo assistito a un sempre crescente numero di donne in magistratura, che ormai sono la maggioranza. Però, se noi guardiamo i ruoli dirigenziali della magistratura, parlo dei presidenti di sezione, presidenti di tribunali, piuttosto che presidenti di corte d'appello, ma ancora di più i presidenti di sezione di Cassazione e della Corte di Cassazione e i membri togati eletti del CSM, del Consiglio Superiore della Magistratura, guardiamo che nonostante la maggioranza sia femminile, in realtà la maggioranza degli organi di vertice sia maschile, nonostante la maggioranza dei magistrati siano magistrate, che siano donne, giudici, pubblici ministeri, procuratori. Questo ci induce a una certa riflessione. D'altra parte bisogna anche dire, e quindi si ritorna a quali mezzi, quali strumenti lo Stato dovrebbe mettere in gioco, e quindi si ritorna a quello che dicevi tu. Forse è un fallimento dal punto di vista culturale, politico, sociale. Dal punto di vista giuridico però, se, e tu hai citato un bellissimo articolo, che è l'articolo 3 della Costituzione, l'articolo 3 della Costituzione, enunciando i principi di eguaglianza formale e sostanziale, dice chiaramente che è la Repubblica a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena uguaglianza sostanziale dei cittadini e delle cittadine, e quindi se la Repubblica deve predisporre dei mezzi. Per questo io dico, sono abbastanza favorevole alle quote rosa, perché laddove la società da sola non riesca, la Costituzione e la Repubblica devono prevedere dei mezzi che sopperiscono a questa mancanza, e il mezzo in questo momento più forte che abbiamo sono la doppia preferenza di genere e le quote rosa, cioè riservare a... È vero anche che negli ultimi anni è sempre più crescente il numero di donne elette in Parlamento, quindi le delegazioni parlamentari stanno sempre più aumentando le donne, però siamo ancora lontani da quello che dovrebbe essere una più o meno uguaglianza. In questo non è che dobbiamo metterci a contare le persone o contare i numeri, perché poi conta la persona quanto vale, però d'altro canto se c'è un problema così profondo di fondo,
in qualche modo, scusate il gioco di parole, in qualche modo dovrà essere risolto, e con quali mezzi se non questi? Ma se posso, le quote rosa non hanno aiutato le donne ad avere ruoli di leadership o di presidenza, hanno aiutato le donne a entrare in politica. Il 33% degli scranni oggi in Parlamento hanno appunto donne. Tuttavia soltanto 8 commissioni su 28, 8 commissioni permanenti su 28 oggi sono presiedute da donne. Le quote rosa sì, hanno aiutato a permettere l'ingresso in politica delle donne, ma non aiutano queste a assumere ruoli presidenziali o di leadership all'interno del Parlamento o all'interno della nostra società. Sì, questo è vero, però è anche vero che qui si torna al punto di partenza, cioè, allora, se tu avessi quote rosa che impongono che il 50% dei deputati e il 50% dei senatori, quindi con l'attuale riforma costituzionale parliamo di 100 senatori su 200 e di 200 deputati su 400 siano appunto senatrici e deputate, d'altro canto dovresti incentivare che il fatto che poi le presidenze delle commissioni siano affidate a donne. Però c'è un problema di fondo che questi sistemi e questi meccanismi di quote rosa non possono in qualche modo sostituirsi, che è il problema politico-sociale. Cioè, se tu, che sia in magistratura, che sia nelle grandi aziende, nel mondo dell'imprenditoria, delle società private, che sia nelle pubbliche amministrazioni, che sia nella politica, non favorisci ruoli dirigenziali alle donne e non capisci che e le donne hanno sempre un atteggiamento, non dico le donne, però a volte anche alcune donne hanno un atteggiamento di fare un passo indietro e noi uomini non facciamo noi il passo indietro che dovremmo fare, perché questo anche va detto, quel problema lì è chiaro che non lo puoi risolvere con le quote rosa, ma devi pensare a qualcos'altro. È esattamente quello che intendevo anch'io prima, cioè che le quote rosa servono per rompere questo schema, perché altrimenti non gliela facciamo, nel senso, non c'è modo. Come dicono a Roma, non gliela fanno. Però è un fallimento, nel senso che in una società civile e democratica non dovrebbe essere così. Ed è anche vero quello che dici tu, nel senso, è vero, mi danno l'accesso al mondo della politica in questo caso, però c'è ancora uno step da fare per poter raggiungere anche i posti di leadership, di direzione e quant'altro. E anche quello che dicevi tu, a volte c'è questa tendenza, perché mi è capitato anche di confrontarmi con mie coetanee o con donne, con mamme più grandi di me, di fare un passo indietro, di porsi sempre un passo indietro ad un uomo, no? E bisogna un po' rompere anche la struttura di potere, i ruoli di potere di cui anche tu, Antonino, parlavi prima, partendo sì, dal linguaggio. Bisogna rompere quella struttura, ma per farlo andrebbe eradicata una concezione patriarcale della società. E come si fa questo? Si fa questo mediante l'istruzione, mediante la scuola. Le nuove generazioni oggi hanno maggior senso di responsabilità quando si parla appunto di femminismo, anche se a dire la verità dovremmo parlare di intersezionalità e non di femminismo, in quanto le lotte di genere, le lotte di classe, le lotte sociali sono tutte, secondo me, facce della stessa medaglia e vanno affrontate insieme, perché l'una non può essere affrontata senza prendere in considerazione anche l'altra. Secondo me va appunto eradicata quella concezione patriarcale del nostro sistema politico, della nostra società, mediante l'istruzione, mediante la scuola, mediante una riforma scolastica che possa in qualche modo andare a, magari non lo so, portare progetti all'interno degli istituti scolastici per favorire la leadership femminile. Sulla questione scolastica io rimanderei a un'altra puntata del podcast di cui con il quale sicuramente ci occuperemo di didattica a distanza, di scuola e di sistema di istruzione. Questo è fuori discussione. Qui mi viene allora appunto un'altra domanda, calandolo proprio al sistema partitico italiano. Cioè, noi vediamo, questa è una mia riflessione, che attualmente si diceva la leader di partito più forte, dei partiti più grandi, è Giorgia Meloni, che è presidente di Fratelli d'Italia. Le uniche due presidenti di regione che ci sono attualmente, c'erano diciamo attualmente in Italia, sono Donatella Tesei dell'Umbria, della Lega, e la ormai fu scomparsa Iole Santelli per Forza Italia della Calabria, erano due donne di centrodestra. È vero che in Umbria c'era stata Catiuscia Marini del Partito Democratico, però
e avevano, c'era stata per esempio Mercedes Bresso, presidente della Regione Piemonte, molti anni fa. Però è chiaro che c'è una non solo una totale allontanamento delle donne dai ruoli di vertice delle istituzioni pubbliche, ma vediamo anche che il centrodestra negli ultimi 2-3 anni ha puntato molto su alcune donne, penso della Lega, piuttosto che Forza Italia e la Meloni di Fratelli Italia, che in realtà è l'unica diciamo leader e anche l'unica figura di spicco del partito. E la domanda che viene un po' alla riflessione tra di noi, che è una riflessione difficile in effetti, perché il centrodestra forse riesce meglio che il centro-sinistra in questa operazione? Io credo sia più un problema legato non tanto alla parità di genere, ma alla questione generazionale, mettiamola in questi termini. Il centro-destra è genericamente all'appoggio degli imprenditori, all'appoggio della media e alta borghesia, all'incirca genericamente, che rappresenta oggi la stragrande maggioranza dell'elettorato attivo. I giovani sono più resti, a mio avviso, alla destra, e sono molto più vicini a quelle che sono le tematiche anche a livello etico, a livello di lotte etiche con la sinistra italiana di oggi, col progressismo di oggi in Italia. Quindi credo che non sia tanto un problema di parità di genere, ma che sia un problema generazionale da affrontare oggi in Italia. La società oggi in Italia è prettamente anziana e quindi tende a votare ancora per quella cultura conservatrice, no, che la destra in Italia ha. E quindi punta su donne come Giorgia Meloni, perché è leader di un partito e non perché donna, secondo me. Però questa ricostruzione, che sicuramente è vera, nel senso che anch'io condivido il fatto che ci sia un problema di questione generazionale nel nostro paese e che questo influisca su tantissime cose. Però questa tua ricostruzione, mi permetto di dire, cioè svia il punto. Come da un lato abbiamo visto che i partiti cosiddetti sovranisti hanno accresciuto il loro consenso in alcune fasce della popolazione che non sono quelle della classica borghesia o dei ceti che tradizionalmente votavano a destra, e hanno intercettato, innanzitutto non parlano di questione femminista e non parlano di diritti delle donne, per la maggior parte, perché non ne parlano, non sono nella loro agenda politica. Però hanno puntato su alcune donne che hanno fatto politica, non hanno fatto più del Partito Democratico, più del centro-sinistra. Questo è quello che a me personalmente sfugge nella comprensione. È esattamente quello che non riesco a spiegarmi anch'io, cioè nel senso, sono voluta avvicinare alla politica, ho scelto la sinistra perché condividevo i suoi ideali, perché mi sento rappresentata dalle idee che hai, quant'altro. Come immagino tutti noi. Esatto, come immagino. Anche quelle persone che voi non vedete, che sono dall'altra parte, che stanno registrando, hanno annuito in questo momento. Però anche io non mi so spiegare come mai nella sinistra, nonostante appunto, come diceva Marco adesso, i sovranismi non parlano di diritti delle donne, però mi è venuta un'ispirazione così, mi si è accesa una lampadina. E se l'idea della donna della destra viene associata a quella di una madre di famiglia? Cioè non è che magari venga sfruttata l'idea di madre di famiglia come a capo di un partito e quindi l'associare il partito ad una grande, non so, magari è, ad associare il partito ad una famiglia e quindi il fatto, non lo so, di sfruttare l'immagine in questo modo, perché altrimenti io non me lo so spiegare. Al netto del fatto che non me lo so spiegare anch'io, e quindi partendo da questo presupposto, le conseguenze potrebbero essere particolari, però cioè, forse è così. Da un lato forse c'è anche da dire, ma questa è una riflessione che non so se corrisponde al vero, molte donne si trovano più rappresentate da donne in politica che in qualche modo cercano di rappresentare il mondo della famiglia tradizionale e che non vivono la politica anche come professionismo, come attivismo, ma cercano di legare molto la figura della donna alla figura della madre, del nido familiare, che è un modo di concepire la donna che a me non piace e che trovo abbastanza retrogrado. Però posso anche capire che ci sono invece persone che concepiscono questa cosa. Cioè, allora, pensiamo, la maggior parte dei politici di centrodestra millanta la famiglia tradizionale pur non essendo una famiglia tradizionale. La stessa onorevole Meloni
ha un compagno, non è sposata, ha una figlia, è figlia di una mamma single, lei stessa l'ha dichiarato, che è una cosa bellissima, voglio dire, però lei, come tanti altri, come anche tanti uomini che magari hanno tradito le mogli, hanno avuto diversi matrimoni, millantano questa idea della famiglia tradizionale, non avendola neanche mai portata avanti sul piano personale. Eppure questa cosa fa presa anche tra le donne. Questo è elemento di riflessione. L'altra riflessione che mi viene da fare forse è che tante donne, non solo donne, tante persone, tanti cittadini giovani, vecchi, di tutte le classi sociali, incominciano a pensare che forse le questioni sociali, cioè il come si affrontano i diritti sociali, sia quasi più importante dei diritti civili, di quelli che noi chiamiamo diritti civili, che è una concezione che io non condivido, perché io reputo che entrambi siano le stesse facce della stessa medaglia e che siano fondamentali. Quindi forse c'è anche questo, sono tanti fenomeni. Ma per arrivare, diciamo, al nostro argomento conclusivo, forse noi dovremmo anche, per capire questa cosa, riflettere su noi stessi. Cioè, com'è che è possibile che nel nostro partito, nella nostra giovanile, siano pochi i ruoli, siano poche le partecipazioni femminili in generale, perché sono comunque in numeri assoluti minori rispetto a quelli degli uomini. E com'è che questi non arrivano nei ruoli di vertice? Cioè, faccio un esempio. Negli ultimi mesi c'è una certa fibrillazione a Roma per le elezioni della prossima primavera del Comune di Roma. Monica Cirinnà, che è la senatrice per il Partito Democratico, nonché responsabile del Dipartimento Diritti del nostro partito, quindi in qualche modo anche la mia capa, se possiamo dire così, ha lanciato la sua candidatura, ha detto che avrebbe voluto partecipare alle primarie di centro-sinistra. Quando, poco tempo dopo, Carlo Calenda, leader di Azione, ha lanciato la sua candidatura, certo una persona con una spiccata competenza manageriale, anche amministrativa, è stato ministro dello sviluppo economico e prima sottosegretario, ha lanciato la sua candidatura, la grande maggioranza dei media italiani hanno convertito l'attenzione su di lui e nessuno ha ricordato questa cosa e ha lanciato la candidatura di Monica Cirinnà. A me questo fa riflettere molto. Non so a voi che riflessioni suscita. Ritorniamo sempre prima al concetto di struttura di potere. Un uomo si candida e l'uomo viene considerato ancora più potente della donna stessa. Io ho saputo della candidatura di Monica Cirinnà solo tramite i canali Facebook della senatrice e non tramite telegiornali o quant'altro. Invece sono entrato in conoscenza della candidatura di Calenda grazie ai telegiornali. E questo sta anche a significare, questo è anche la rappresentazione visiva della nostra società, ritornando al concetto di struttura di potere, di patriarcato. E questo è un esempio tipico di patriarcato nella nostra società, nella società politica italiana. Per me, cioè, torniamo sempre allo stesso punto, torniamo sempre lì. Se un uomo si candida, bellissimo, se lo fa una donna non fa magari così tanta notizia. Diciamo che vengono due riflessioni. Uno è che, se torniamo a questo punto, serve assolutamente una puntata del podcast sulla scuola e sull'educazione. Quindi dobbiamo dirlo, ce lo siamo detti, ormai ce l'abbiamo dichiarato. Sarà una puntata del 2021, magari di gennaio o febbraio, quindi dobbiamo assumere questa responsabilità. La seconda cosa però mi viene a dire, c'è un problema anche che non è solo questo, ma è anche una questione di struttura di partito e struttura di giovanile. Cioè, noi concretamente nel partito e nella giovanile cosa facciamo per eliminare questo problema nel partito e nella giovanile? Poi si può anche allargare questa riflessione al centro-sinistra più ampio. Rimaniamo sul partito, sulla giovanile, cioè c'è qualcosa che poi concretamente possiamo fare, perché questo è il problema. Se no, il rischio poi di questo ragionamento è che è vero, che io condivido appieno, è che poi si finisca per dare la colpa a un sistema di mancata educazione, consapevolezza sociale, e poi però non si faccia niente di concreto per cercare di cambiare queste cose. Allora, per quanto riguarda la giovanile, vorrei riportare la mia esperienza personale. Mi ricordo la prima volta che ho partecipato alla direzione e appunto... Ricordiamo, per chi non sapesse, che la giovanile, tanto quanto anche il partito, si articolano in alcuni organi
tra cui il segretario o la segretaria provinciale, che è circondato dai responsabili, di deleghe, e poi c'è la direzione provinciale, che è l'organo più ampio, dove ci sono i delegati eletti da tutti gli iscritti dei vari circoli, che votano, ratificano e discutono le questioni politiche di cui poi l'esecutivo si fa carico. Questa precisazione certo. Doverosa. E stiamo parlando di un anno e mezzo fa circa, e mi sentivo in soggezione, un po' per il discorso che facevo prima, no? Che a volte a me anche viene, viene meno la voglia di far sentire la mia voce, perché dico, ma tanto a loro, uomini, importerà... Loro siamo noi. Sì, c'è noi, mi sto guardando... A loro importerà sentire il mio punto di vista, o tanto alla fine faranno quello che vorranno loro e non ascolteranno il mio punto di vista? Ed è stata la prima volta, tant'è che ero un po' scettica, nel senso, chissà, andrò o non andrò ancora, però, cioè, nel senso, se sono qui oggi è perché ho visto, in realtà da quella direzione ho visto dei cambiamenti. Innanzitutto il fatto che ci sia una delega alla parità è una cosa importantissima, per questo ringrazio il segretario per averla messa. Il gesto è stato fatto perché, come potete immaginare, per chi ci segue da casa, il segretario è dietro la telecamera. Questo lo spieghiamo perché... E io credo che questo sia già un piccolo passo in avanti. Poi all'ultima direzione, che è stata a ottobre... Vabbè, all'ultima direzione c'erano già più ragazze rispetto... La direzione in presenza. Esatto, in presenza. Certo. C'erano già più ragazze rispetto a quella volta. Quindi, nel senso, si stanno facendo dei piccoli passettini in avanti. Poi al tavolo diritti e giustizia ci sono moltissime ragazze. Bisogna proseguire lungo questa strada e lavorare tutti insieme, partecipare proprio per far vedere che l'interesse per la parità non venga solo dall'universo femminile, ma sia in generale un interesse della giovanile. Sì, da questo punto di vista mi permetto di fare alcune riflessioni, di dire alcune cose, essendo io responsabile di diritti e giustizia. Come siete testimoni, il tavolo diritti e giustizia è diventato anche grazie, e io ringrazio chi come te è venuto di nuovo nella giovanile, nel tavolo, è diventato un tavolo paritetico, cioè un tavolo in cui c'è una più o meno uguale presenza di ragazzi e ragazze, e questo a me personalmente riempie di gioia. Però è senza dubbio vero, e questo deve essere l'azione della nostra giovanile nei prossimi, per questo mandato, nei prossimi anni, che queste cose si cambiano con la mentalità a cominciare dagli iscritti e delle iscritte, e quindi è lì che si agisce. È lì che si agisce correggendoci un po' a vicenda, cioè aiutandoci un po' a vicenda. Sì, sono assolutamente d'accordo. Credo che il tavolo diritti e giustizia e la delega per le varie opportunità siano fondamentali per una giovanile, soprattutto di sinistra, soprattutto progressista, che cerca in qualche modo di garantire la parità e l'uguaglianza tra i sessi. Senza dubbio, dopo aver fatto un po' di pubblicità al nostro tavolo, cioè il tavolo diritti e giustizia, questa cosa mi fa molto piacere, perché è il tavolo che io coordino insieme ad Alessandra e un po' insieme a tutti in realtà, e faccio anche quest'ultima precisazione, che io ho deciso di farmi diritti e giustizia, e che il tavolo diventasse diritti e giustizia, perché io credo che entrambe le idee, che spesso come settori politici vengono tenuti differenti, in realtà, cioè separati, in realtà siano profondamente uniti e siano due aspetti della stessa medaglia. Detto questo, avendoci fatto un po' di pubblicità e come si dice a Roma, essendo che si è fatta una certa in termini di tempo, io vi vorrei ringraziare per essere stati qui con noi. Grazie a voi. Grazie a te Antonino, grazie a te Alessandra, vorrei ringraziare chi ci ha seguito e ci è stato molto attento. Noi vi auguriamo buone feste e vi diamo appuntamento dopo le feste, quando torneremo nel nuovo anno con delle nuove puntate, ovviamente come sempre, sempre qui, sempre al Circolino, sempre ai Giovani Democratici di Bergamo. Ciao a tutti!